Ice Cream One chiama Igloo, Ice Cream One chiama Igloo. Mi sentite? Qui Igloo, ti sento. Stanno arrivando, sono fantastici. Benvenuti a Miami Beach, signori. Che c'è da ridere? Già, perché ridi? Prego, da questa parte. Porta questi 600 cavalli alla stalla e falli dare una bella strigliata. Sì, signore. E per la vacca? Si chiama Brunilde. Quella portala in cucina. Noi beviamo solo latte della nostra fattoria la mattina. Oh, coraggio, datti da fare. Capito? Sì, sì. Brunilde in cucina. Da questa parte, signori, se vuole darmi... Se ci riprovi, ti stacco un braccio. Niente male, questo tugurio, eh? Già. Sì, proprio un bel tugurio. Guarda che roba. Certo che noi siamo nati con la camicia. Ma tu dovevi nascere con quella di forza. Ah, certo, certo, solo da voi tra un minuto, scusate. Sì, mi diceva... Così allegri in questa... 2000 invitati? Non ci sono problemi, contessa. Saremo onorati di avervi... Allora, cosa posso fare per loro? Ci devono essere due brande da $2000 prenotate per noi. Un momento, prego. Oh, sì, certo, loro sono i signori. Sì, siamo noi. Siamo noi, esatto. Leonard? Dica, signore. Leonard, accompagni i signori nell'appartamento reale. Sì, signore. Non ci provare, Leonard. Prego, da questa parte. Vai, Leonard, vai. Ok. Vai. Ah, signore, sono arrivati. Vestiti come due miliardari texani. Eccentrici, devo dire. Sì, signore. E questa è la stanza da bagno. Certo che è un gran bel cesso, eh. Perché due tazze? Ma come non lo sapevi? La gente ricca la fa insieme, no? Che zozzi. Ehi, quella puoi portartela via. La carta igienica, signore? Sì, Leonard, abbiamo la nostra. Se i signori lo desiderano. I signori lo desiderano.